Bologna, fine anni 60. Un uomo seduto su uno sgabello chiede la carità. È un prete, professore di filosofia, che insegna in due licei classici. Tutte le sere del fine settimana è presente in Via dell'Indipendenza, la strada in cui si trovano i principali cinema e teatri, dove si dedica la questua per aiutare i ragazzi più sfortunati. Si racconta, e ci piace pensare che sia la verità, che in quelle serate i cinematografi e i teatri, in accordo tra loro, facessero orari diversi di fine spettacolo proprio per permettere a quest'uomo di incontrare più persone possibili. Eccolo, ora, senza disturbare, ve lo facciamo conoscere. Aspetta. Padre Marella. Che Dio ti benedica. Oh, si figuri. Nonna, ma perché hai dato i soldini a questo signore? Questo signore è Don Marella e lui aiuta tantissimi ragazzi sfortunati. Certo, e anche noi dobbiamo farlo, sai? Ed è una persona talmente brava che dovrebbero farlo santo. Esatto. Pensate che iniziò ospitandoli in casa sua fino a quando divennero talmente tanti per cui decise di chiedere aiuti, ma non solo ai cittadini di Bologna, ma soprattutto agli imprenditori e al comune. La prima sede che poté utilizzare era una struttura abbandonata in via Piana, recentemente ristrutturata per realizzare il museo Olinto Marella. Oggi abbiamo l'attuale città dei ragazzi che ci illustrerà Claudia. Alla fine degli anni 50 Don Marella deve spostare la sua città dei ragazzi da Via Piana, che attualmente ospita il museo Olinto Marella, a San Lazzaro, dove è possibile ricreare quello che sarà il più grande sogno della sua vita, una cittadella dedicata all'autogoverno. Qui ancora oggi c'è la sede centrale dell'opera che prosegue le sue attività con molte sedi. All'interno di questa città dei ragazzi potete ritrovare tanti elementi che si trovano nel ricreatorio popolare a cui lui aveva dato vita a Pellestrina. C'è la comunità, c'erano i laboratori industriali, delle case, la chiesa in cui troviamo ancora oggi sepolto Don Marella e questo è il campo da calcio che realizza nella città dei ragazzi di San Lazzaro, così come lo aveva realizzato a Pellestrina nel suo ricreatorio popolare. Per lui era importante che i ragazzi avessero una crescita dal punto di vista culturale, spirituale, ma anche sportivo. Padre Marella prende carta e penna e disegna la pianta di questa chiesa, della Sacra Famiglia, nella città dei ragazzi di San Lazzaro. Lo spunto è proprio quello del santuario della Madonna dell'Apparizione di Pellestrina e chiede aiuto ai suoi ragazzi nel laboratorio di falegnameria per realizzare il crocifisso che troneggerà all'interno di questa chiesa. Ed è qui che Padre Marella chiede di essere sepolto, nella sua città dei ragazzi, in mezzo ai ragazzi, ed è ancora qui che si trova la sua tomba. Durante il lungo periodo del Covid, Padre Gabriele Vigani, che per 50 anni ha mantenuto fede alla promessa del suo fondatore di portare avanti la sua opera, veniva a celebrare tutti i giorni la messa da solo su questa tomba. Invece nei periodi normali, oltre alle messe quotidiane che celebrava all'interno di questo spazio, Padre Gabriele la domenica, dopo aver celebrato la messa a San Lazzaro, correva a Brento, sempre ascoltando nella sua panda molto antica e molto vecchia i risultati del Sassuolo, e correva a Brento per celebrare la messa e prendersi cura della sua comunità. Ed eccoci sulle colline bolognesi, a Brento, dove il diacono Moreno ci racconterà come tanti volontari stiano continuando a realizzare i sogni di Padre Marella. Ci troviamo nella comunità La Sorgente dell'opera di Padre Marella a Badolo di Sasso Marconi, la prima comunità della provincia di Bologna che ha accolto persone tossicodipendenti. Il motivo per cui la comunità La Sorgente si trova in questa zona è per la vicinanza con Brento, una località in cui Padre Marella alla fine degli anni 50 ha ricevuto una donazione, un terreno, un'abitazione in cui ha fatto una delle prime comunità per i suoi ragazzi. C'è un'equipe che è formata da me, mia moglie e la mia famiglia e degli educatori che si occupano di prestare cura a queste persone. Dopo la morte di Padre Marella, Padre Gabriele ha ricevuto in eredità l'opera Marella. Ci troviamo nella chiesa di Brento. A metà degli anni 50 viene donato questo pezzo di terra dai coniugi Casali a Padre Marella, in cui fonda una delle prime comunità per i suoi ragazzi.
Qualche anno dopo nasce la chiesa, costruita interamente con l'aiuto dei ragazzi e con pochissimi mezzi. Padre Marella prima e Padre Gabriele poi erano molto legati alla località di Brento e celebravano la Santa Messa alle ore 17. Padre Gabriele in particolare ogni domenica alle ore 17 era presente in questa chiesa. Con qualsiasi tipo di clima continuiamo a portare avanti la missione di Padre Marella. Ad esempio oggi abbiamo il diacono Eros che si trova all'angolo come era consuetudine per Marella prima e Padre Gabriele dopo. Bologna, siamo in pieno centro, nello storico angolo dove prima Don Marella, poi Padre Digani e oggi i diaconi laici continuano la raccolta fondi, certi della costante generosità dei bolognesi e anche di tanti turisti. Salve! Siamo una mo. Che Dio ti benedica! Ma chi è questo signore? Questo signore, guarda, è Don Marella, Padre Marella, e io l'ho conosciuto proprio quando ero piccola come te. Io ho incontrato più volte, sempre in quest'angolo, Padre Gabriele, che ha seguito tutta la sua vita, Don Marella. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ma chi è quel signore? Quel signore è un diacono e come tanti suoi colleghi sono impegnati come volontari nell'aiutare le famiglie e le persone che sono in difficoltà. Padre Marella l'hanno fatto beato, ma avrebbero dovuto farlo santo. Ma qual è la differenza? Beh, per tutti quelli che ha aiutato, nessuna. Fora da luz, Sauron's cranei, grida una clauna, uno marein, la berba bianca, al capello arbalte, e la coscienza. La nostra città.